fatto tardi. Scusa. Ciao. Ciao. Hanno appena aperto, speriamo che troviamo posto. Ma sì, ho prenotato un posto tutto per noi. Ah, meno male. Questo concerto non volevo proprio perdermelo. Ma lo conosci già il musicista? Sì, l'ho sentito una volta e vale proprio la pena di ascoltarlo. Ah. È carino, eh? È interessante. Interessante. Adesso che ti sei lasciata con Alessandro puoi anche esprimerti in maniera diversa. Ti piace, dillo, no? Ma dai, dai, ti piace. Ma no, mi piace come scrive le canzoni. E poi non parliamo ai nostri ex. Stasera è la nostra serata. Ok, tanto io Fabio l'ho già dimenticato. Andiamo. Alice e Barbara? Bravo, ci conosciamo? Non molto ancora. Ma l'unico tavolo rimasto vuoto è il vostro. Senza di voi non potevamo cominciare. Vi accompagno. Dunque, tanto per cominciare, cosa vi faccio portare? Che ci consigli per entrare in sintonia con i musici? Oddio, è proprio innamorata. Vorrebbe conoscerlo. Peccato. Pensavo fosse venuta per me. Va bene, comunque non c'è problema. Alla fine del concerto ve lo presento. Ma sai se è già impegnato? A suo modo. È un tipo un po' particolare. Buon divertimento. Tu fa la spiritosa, vedrai com'è coinvolgente. Adesso non vedo l'ora di vedere questo concerto. Ma da quant'è che suona qui? Da tanto non ho detto che suona in questo locale. Forse per creare una certa intimità. Un'atmosfera più coinvolgente adatta alla sua musica. Come ogni sera voglio dedicare il mio concerto alla mia ispiratrice, alla donna che mi accompagna fin dagli inizi della mia carriera di musicista e che anche stasera è qui con me. Credo sia lì, seduta all'ultimo tavolo. Te l'avevo detto che era già impegnato. Ma sei riuscita a vederla? No, e neanche l'altra volta. Thank you.
di avervi trasmesso tutte le emozioni che la musica ancora trasmette a me. E ancora una volta devo dire grazie alla mia musa ispiratrice, che mi dà ancora la possibilità di provare queste forti emozioni quando suono. Grazie. Siamo riusciti a vedere la tua musa ispiratrice. Un po' di merito per questo bellissimo concerto, mi sembra di aver capito che sei anche suo, no? È vero, ma devo confessarvi che stasera non sono riuscito neanche io a vederla. Ho paura che la sto dimenticando. Scusami, ma mi vuoi dire che se n'è andata prima della fine del concerto? No, l'ho incontrata tanto tempo fa. E da allora ho cominciato a fare concerti ogni giorno immaginandola lì fra il pubblico. Solo che ogni giorno che passa lei si sente sempre più lontana e credo che oramai i miei ricordi si fanno più offuscati, fumosi, come questo locale. Sapete, devo confessarvi una cosa. Credo che la mia musa ispiratrice presto scomparirà, portandosi via tutta la magia della mia musica. Ho bisogno di innamorarmi ancora. Ma forse così ritroverai te stesso e la sua identità certamente troverà spazio nella tua musica, no? Questa è un'ipotesi interessante. Staremo a vedere. Comunque, lascerò che la vita scorra tra le mie note e poi si vedrà. Ma direi di fare un brindisi alla musica e a noi. Thank you.